grazie per questa bella iniziativa. Come è stato detto, il festival, che ormai, come dire, è uno degli eventi più significativi che la città offre in una prospettiva internazionale, si è molto rinnovato nel corso degli anni. Ha corso forse in passato il rischio di chiudersi in una dimensione un po' autoreferenziale, rivolta soltanto ai detti lavori, dove c'è stato invece un salto positivo che ha avuto anche un riscontro di partecipazione, di attenzione, anche di fermento di idee, di proposte. E il parco è, credo, uno degli eventi che ha aiutato, accompagnato questa evoluzione del Film Festival. L'ha aiutata nella chiave che già prima di me più persone hanno sottolineato, di creare un luogo, uno spazio aperto, molto, come dire, sereno, molto peraltro vicino, perché siamo proprio nel centro della città, offerto a tutti, ma credo in modo particolare ai bambini, ai ragazzi, alle nuove generazioni, proprio con l'idea di recuperare il concetto che è stato sottolineato prima, che da loro poi può venire la capacità, la voglia di rilanciare la qualità non soltanto del nostro ambiente, come assessore all'ambiente, un ambiente che spesso è messo in seria difficoltà e che è un patrimonio importantissimo anche in termini economici, oltre che di vita per la nostra provincia, ma anche il valorizzare esperienze profonde, radicate, che ci sono da secoli sul nostro territorio, farle conoscere, avvicinarle, proprio per pensare a un futuro, e quindi non guardiamo soltanto con nostalgia ai 10 anni di crescita, ma prospettare un futuro che sia un futuro più sostenibile su tutti i profili. Ne abbiamo veramente bisogno, e gli affanni di molti giorni ce lo dimostrano, e quello che diceva il giudice ancora prima del poter entrare qui qualche volta e tirare il fiato, credo che sia una dimostrazione importante alla quale non vogliamo sfuggire. Quindi grazie a tutti, e altri decenni di innovazione, di fantasia, di creatività, con tutti poi i soggetti che ci credono, perché credo che il valore importante è che qui abbiamo insieme veramente tante realtà che hanno creduto in questo progetto e ci investono con proposte, laboratori, eccetera, eccetera, in realtà che magari hanno poche altre occasioni di trovarsi insieme, di collaborare. Buon lavoro.